Allora, piccolo aggiornamento, questo è un video speciale 1000 iscritti perché andremo a costruire un computer da zero, ci saremo in compagnia di Claudio e il computer sarà suo. È vero che dura 20 minuti, ma è un tutorial abbastanza completo dove facendo così andremo a risparmiare molti soldi che comprarlo già fatto. Quindi seguitemi in questo video, poi ho una sorpresa per voi perché ho comprato una nuova camera, è molto molto performante, sta facendo il video in questo momento ed è pure stabilizzata, infatti ce l'ho in mano, ma è pure stabilizzata, è una cosa incredibile. E ve la farò vedere in un altro video, quindi mi raccomando, supportate il canale e ci vediamo alla prossima. Vi lascio al video, ciao! Un saluto a tutti qui da GoPippo. Oggi siamo in compagnia del nostro mitico Claudio. Costruiremo un PC da zero. Questo è uno speciale 1000 iscritti perché, come vi ringrazio per tutti quelli che mi stanno supportando, per questo speciale costruiremo un computer con delle potenzialità. C'è il gatto che sta lì nella telecamera con i fiocchi. Quindi venite con me e con lui faremo l'unbox di questi componenti e li andremo a inserire pezzo per pezzo. Quindi avvicinatevi e vediamo un po' da dove iniziamo. Allora, come prima cosa iniziamo dalla scheda madre. Apriamo, andiamo a prendere questa Asus pazzesca, la tiriamo fuori molto delicatamente, questo quando andiamo a farlo vedere. Tiriamo fuori la scheda madre e teniamola in questa posizione, teniamola sempre anche sopra alla sua plastichina. Come prima cosa, noi partiremo dal montare la CPU. Noi in questo caso abbiamo un Ryzen 3 3200G. Lui in realtà ha già una scheda video integrata, ma noi vogliamo esagerare. Che dici? Vogliamo esagerare e quindi abbiamo comprato un'altra scheda video, dopo ve la farò vedere. Andiamo a estrarre il contenuto. Inizialmente qua avremo il suo dissipatore originale, che lo metteremo da parte, e andiamo a prendere la CPU. Eccola qua, il nostro bel Ryzen. Questo qui è un pezzo molto delicato perché lui sotto ha dei pin, no? Quindi avendo questi pin noi dovremo andarli a inserire nel suo slot qui, ma nella posizione giusta. Andiamo ad aprire il suo blocco, quindi farà questo movimento. Non sforziamo mai perché non deve essere sforzato. Allora, qui avrà una freccetta. Nella direzione della freccetta la troveremo anche nel processore. Quindi, come vedete, qua sotto, vediamo se riusciamo a mettere a fuoco, qua sotto c'è una freccetta. Quindi questa freccetta deve andare in corrispondenza del pin, ok? Quindi in questo caso da questo lato. Quindi in questo caso, così, visto che abbiamo la freccetta qua sopra, noi la inseriamo delicatamente qua sopra. E lui già è entrata. Noi dobbiamo solo appoggiarla. Non chiudiamo subito il pernetto, perché se chiudiamo il pernetto e lui non è entrato bene, rischiamo di spaccare tutto. Quindi, per essere sicuri, facciamo un piccolo movimento qua per vedere se è tutto agganciato. Vedi Claudio che è tutto perfetto. Non ci sono movimenti strani. E noi in questo caso adesso possiamo abbassare il tutto. Andiamo a bloccarlo e così la CPU è già montata. Come mai non trovo mai dove aprire queste scatole? Claudio, aiutami tu. Ok. Sono riuscito. Se no qua mi sa che c'è bisogno del dottor Oppi, ma meglio di lasciarlo a casa perché sennò comincia a sbraitare. Ok. E quindi avremo il nostro dissipatore. Lo prendiamo. Ok, lui sotto, nella parte inferiore, dovrebbe già avere la sua pasta termica. Non andiamola a toccare perché quella lì dovrà appoggiarsi al processore. Ok, io vi faccio vedere adesso il connettore
della ventola dovrà essere inserita esattamente qua dove c'è scritto CPU fan. Quindi prendiamo questa qui e gliela andiamo ad applicare in questa maniera. Ok, agganciato. Noi così abbiamo già il dissipatore a posto, vero Claudio? No. Ok, adesso andiamo direttamente a mettergli sopra. Ok, dopo averlo appoggiato non lo muoviamo, non facciamo di fare strani movimenti, andiamo ad avvitare queste viti nell'avvitare. Avvitiamo un pochettino da una parte e andiamo ad avvitare un pochettino anche dall'altra. Andiamo sempre in obliquo nell'avvitare. Ok, così lui sia da una parte che dall'altra è avvitato. Quindi andiamo anche ad avvitare un pochettino anche le altre. Ok, adesso siamo pronti per mettere l'alimentatore dentro il case. Ok Claudio, questo è il tuo momento di farti vedere. Vediamo come spacchettiamo questo alimentatore da 750 watt. Sì, come vuoi tu. Dai, andiamo ad aprire queste viti. Andiamo ad aprire il pannello dietro. Anche quello. Vai. L'avevi già svitato. Ok, in questo caso si mette da questo lato, non da quello. Ok, qua abbiamo tutto. La centrale elettrica di Claudio. Allora adesso questo qui molto semplicemente andiamolo a mettere nel verso, magari dritto così, con la ventola rivolta verso il basso, così che lui va a catturare aria dal basso. Perfetto, e voilà, uno è preso e mettiamo anche tutte le altre, o ne lasciamo una? Claudio, che dici? Ne lasciamo una e la mettiamo tutte. Le mette. Come? Tutte. Va bene, le mettiamo tutte, questa volta ti accontenti. E voilà, dopo aver messo tutte le viti, siamo pronti. Siamo pronti adesso per mettere la scheda madre dentro il case. Che noi adesso abbiamo tutti gli elementi per poter collegare il tutto. Andiamo ad aprirla. Questa qui, sai dove va messa Claudio? Allora va messa esattamente qua. Ok, perché questa deve agganciarsi qua dietro, si vede? Ok, questo qui deve agganciarsi esattamente qua, quindi noi andiamo a fare una pressione, una leggera pressione qui. Ok, uno, i quattro angoli. Ok, e lei è entrata, così che tutti i connettori possono entrare nelle loro sedi. Ok, adesso andiamo a appoggiare la scheda madre sopra i connettori. Quindi andiamo a fare combaciare tutto. Ok, adesso andiamoci a mettere tutte le vitine e voilà, e così abbiamo messo anche la scheda madre. Ok, allora qui è un po' di, abbiamo un po' di macello. Qui abbiamo un po' di macello di fili, qua cablaggi elettronici, non si capisce niente. Allora, prima di tutto facciamo passare tutti i cavetti giusti, così che non abbiamo problemi. Allora, questi qua rimangono all'interno. Noi abbiamo deciso di fare una pausa con i biscotti del cioccolato Real Forno. E facciamo pubblicità occulta, che ne dici? Abbiamo deciso di fare una pausa perché è arrivata Veronica e non possiamo fare niente. Mangia pure tranquillo. Ne hai ancora per molto? Va bene. Ok, adesso noi prendiamo questo cavetto che abbiamo portato davanti e lo andiamo a mettere in questo foro qua, che è esattamente uguale.
questo gli darà tutta l'alimentazione. E lo mettiamo esattamente così. Ok? Ed è agganciato. Allora, quest'altro cavetto lo dobbiamo mettere insieme. Bisogna andarli a mettere in questa porta qui, che vedete, se si vede. Perfetto. Ed è agganciato. Questo poi lo andiamo a nascondere un secondo momento. Quindi noi abbiamo questa cosa qui. Lo facciamo magari passare di qua. Ok. Vediamo se ci arriva. Dovrebbe arrivarci. E va collegato esattamente lì. Perfetto. E questa è la USB 3.0 che va davanti. Allora, la cosa un pochettino più complicata è mettere questi spinottini qua, HD LED, power SV e power LED. Vanno inseriti qua vicino. In realtà c'è scritto qui sotto dove metterli. Allora, dove c'è scritto qui HDD LED, che sarebbe in questo punto qui, c'è un più. Quindi noi andiamo a mettere, come vedete, anche qua si vede più e meno, quindi cavetto più e cavetto meno. Quindi, visto che il più è nel lato, dalla vostra sinistra, noi lo andiamo a inserire così. E voilà, ed è inserito. Poi andiamo a mettere gli altri, sempre più e meno, mi raccomando. Voilà, e così li abbiamo tutti agganciati. Adesso noi abbiamo altri tre cavetti. Uno sarà per l'audio, uno sarà per la USB e l'altro per il lettore di schede. USB card reader lo mettiamo qua, agganciato. Poi abbiamo USB, sempre nella stessa maniera, lo agganciamo qua. E poi abbiamo infine l'audio della parte frontale del PC, e l'audio nella parte frontale va messo qua. Ok, e quindi questo siamo già a posto, ragazzi. A questo punto possiamo andarci a mettere la RAM. Qui abbiamo una Corsair da 8 giga, volendo ne potete aggiungere 4. Quindi Claudio, se tu vuoi più potenza, più velocità, ne puoi mettere 4. In questo caso noi ne abbiamo una, poi gli andiamo a fare un upgrade. Ok, qui non potete sbagliare perché abbiamo un incastro che va esattamente a combaciare. Quindi noi prendiamo la RAM, apriamo la linguetta sopra e lo andiamo a inserire sempre più vicino alla CPU. Quindi in questo caso questa sarà la prima. Andiamo a mettere piano piano, senza forzare. Così. E poi dobbiamo fare l'incastro, tac e tac. Andiamo un pochettino a verificare se è agganciata, è tutto a posto. Ok, l'SSD, adesso andiamo a mettere l'SSD. Abbiamo un silicon power da 512 GB, quindi SSD molto performante. In questo caso noi lo andiamo a mettere qua dietro, la mettiamo qua dietro, così non ci dà fastidio, non andiamo a occupare spazio all'interno, e la mettiamo qua. Ok, ci andrà uno di questi qua corti, che sono un po' più piccoli. Adesso si vede, ok, e va messo esattamente qua, qua sotto, messo esattamente qui, e agganciato. Poi prendiamo il cavetto dell'alimentazione, messo da un lato nell'alimentatore sotto, quindi andiamolo a inserire sotto nell'alimentatore. Dopo aver inserito l'alimentatore, il cavo dell'alimentatore, questo qui lo possiamo prendere e far passare qui. Questo qui andrà esattamente qua.
prendiamo il cavetto che abbiamo messo prima, che questo andrà nella scheda madre, quindi lo facciamo passare da qui e lo andiamo a mettere esattamente qua, in uno di questi quattro spazi. In realtà ne abbiamo sei, quindi puoi metterne un sacco, Claudio. Quindi mettiamo queste qua. Dobbiamo mettere la scheda video, questa è una di quelle bombette della MSI. Silenziosa e puoi giocare in Full HD, potete giocare in Full HD a livelli massimi. E noi la metteremo là, così, in questo slot qui, e dobbiamo andare a togliere uno di questi qua. Quindi andremo a togliere esattamente il secondo, Claudio? Come non detto, dobbiamo toglierne due. Infatti non mi sembrava strano che non entrava. Ok, andiamo a mettere così. Ok, andiamo a posizionare, spingiamo prima da un lato e poi dall'altro e la fissiamo. E voilà, e così siamo agganciati. Ok? Quindi da qui adesso andremo ad alimentarla, quindi dovremo inserire un altro cavetto. Vedete là sotto che c'è un segno rosso? Ecco, esattamente lì, bravo. Ok, andiamo a mettere il cavetto. Ok, combaciano, no? Vero. Facciamo così. E agganciamo. E ragazzi, signore e signori, il computer è assemblato. Ok, ragazzi, noi abbiamo messo già i cavi per poter accendere il PC. Vediamo se non facciamo un bel fail. Che dici, Claudio? Allora, andiamo innanzitutto da dietro all'alimentazione. C'è il tastino, andiamo ad attivarlo, quindi sarà qua dietro, c'è un tastino acceso. Allora, diciamo che abbiamo fatto un piccolo fail, che Claudio ha voluto dirlo per forza, e lo diciamo, e non si è acceso, e non riuscivo a capire il motivo per cui non si era acceso. Sapete perché non si è acceso? Vi faccio vedere. Perché mi sono dimenticato di mettere power, il cavo power. E grazie, se non metto il power come si accende? Ciao. Andiamo a provare. Ok, allora visto che abbiamo fatto il fail, adesso ci rifacciamo. E voilà, e si è acceso. Sei contento, Claudio? Molto. Ok, lui si è acceso. Adesso andiamo a programmare tutto, perché adesso andrà sul BIOS, dovremmo installare Windows e tutte le cose. Ok? Ci vediamo dopo. Volevamo solo farvi notare, no, puoi stare lì, puoi stare, non ti togliere dalla telecamera. Allora, ha scoperto una cosa bellissima, che questo case ha i colori intercambiabili. Guardate, sia davanti che dietro. Viola, questo è bellissimo. Questo ci piace. Ok, a questo punto, come abbiamo visto, prima si è acceso, eravamo molto contenti e infatti si vede già la schermata del BIOS appena partito. Quindi qua abbiamo tutte le caratteristiche di questo processore con 8 GB di spazio. Andiamo a fare un reset ed entriamo per installare Windows. Ok, a questo punto entriamo qua nella USB. E già abbiamo l'avvio di Windows Installation. Per il momento è tutto, quindi io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciare un mi piace, così da supportare il canale. In un secondo momento, Claudio aprirà un altro canale, si chiamerà Legend. Legend. Quindi io invito a tutti quelli che vedono questo video di iscriversi al canale Legend, ok? Così da farlo crescere e seguitelo. Ok? Quindi noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. In questo caso non c'è il dottor Hoppip perché avrebbe fatto un macello. E dai, ci salutiamo, alla prossima. Ciao!